Nelle prime ore della mattinata odierna, personale della Compagnia Carabinieri di Cefalù e della Tenenza della Guardia di Finanza di Carini hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro nei confronti di due società leader in Sicilia nella rottamazione di metalli. L'attività investigativa, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, permetteva di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in ordine alle ipotesi di reato di ricettazione e traffico illecito di rifiuti, documentando in tal senso presunte cessioni di materiali di provenienza delittuosa per circa 2 milioni di euro. Le società venivano affidate all'amministratore giudiziario al fine di consentire il prosieguo dell'attività imprenditoriale, nonché la salvaguardia dei posti di lavoro.